Buongiorno, abbiamo visto quali sono le caratteristiche comuni che devono prevedere i vari livelli, quindi i tre livelli degli impianti elettrici. Abbiamo visto il livello 1, vediamo oggi il livello 2. Cominciamo innanzitutto dal numero dei circuiti. Un appartamento inferiore ai 75 metri quadri, strutturato per il livello 2, deve avere almeno 3 circuiti. Un appartamento fra i 75 e i 125 metri quadri, almeno 5 circuiti. E un appartamento superiore ai 125 metri quadri, almeno 6 circuiti. Così come per il livello 1, sono previsti un numero minimo di punti presa e di punti luce a seconda della grandezza delle stanze. Dagli 8 ai 12 metri quadrati bisognerebbe prevedere almeno 5 punti presa, un punto TV e 2 punti luce. Dai 12 ai 20 metri quadri 7 punti presa, 2 punti luce e un punto TV. Superiori ai 20 metri quadri bisognerebbe prevedere almeno 8 punti presa, 3 punti luce e un punto TV. Vi ricordo a proposito dei punti TV che, così come per il livello 1, anche in questo caso bisognerebbe prevedere accanto alla presa di TV principale almeno 7 prese di energia e un'altra presa di energia per ogni presa TV o presa telefonica che andiamo a installare in casa. Ti ricordo inoltre che il livello 2 deve essere provvisto anche del videocitofono, dell'impianto antifurto e ovviamente del modulo gestione carichi. Anche per quanto riguarda il livello 2, il numero di prese telefoniche e di prese dati che bisognerebbe predisporre sono: una se l'appartamento è inferiore ai 50 metri quadrati, 2 fra 50 e 100 metri quadrati e 3 superiori ai 100 metri quadrati. Nella cucina bisognerebbe predisporre 6 punti presa, 2 punti luce e almeno un punto TV. Ricorda infine che i punti presa inaccessibili o quelli alimentati direttamente, tanto per capirci, se hai un forno ad incasso o piuttosto che un frigorifero ad incasso la cui alimentazione non è raggiungibile, cioè non puoi togliere e mettere la spina, devono essere sempre comandati da un interruttore bipolare. Se hai altri dubbi o domande puoi postare tranquillamente un commento sotto questo video su Facebook o su YouTube e ovviamente, come al solito, mi raccomando, un bel mi piace e condividi. Ciao!